Vediamo adesso un esercizio sul satellite al guinzaglio, che era un progetto sviluppato dalla NASA, poi realizzato anche dall'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana. Si tratta di una navicella, che chiameremo A, collegata con un lungo filo di 20 km a un satellite, che chiameremo B. E entrambi orbitano intorno alla Terra, mantenendosi allineati, il filo allineato con, la direzione verso il centro della Terra. L'obiettivo di questo esercizio è innanzitutto calcolare, a quale distanza dal centro della Terra orbitano la navicella e il satellite, conoscendo il periodo, di rotazione o di rivoluzione, che è di 5.400 secondi, cioè, 90 minuti, cioè un'ora e mezza. Il secondo obiettivo di questo esercizio è, dimostrare che, l'allineamento del filo con il centro della Terra non si mantiene nel tempo, in quanto il filo tende ad inclinarsi perché il satellite B, va a sopravanzare, la navicella, in quanto il satellite, ha una velocità angolare maggiore, della navicella. E quindi dopo un po' di tempo questo filo si inclina e non punta più verso il centro della Terra. Cominciamo dalla prima domanda, cioè a quale, quota o a quale distanza dal centro della Terra orbitano i due satelliti, praticamente la navicella A e il satellite B. Si tratta quindi di ricavare una formula, una relazione tra la distanza orbitale dal centro della Terra, e il periodo di rotazione, che è noto un'ora e mezza. Questa relazione è la terza legge di Kepler, Keplero, che infatti lega il periodo di rotazione, la distanza dal centro della Terra, in funzione della massa della Terra. Quindi ricaviamo con la formula inversa il raggio dell'orbita, prima il raggio al cubo, poi facciamo la radice cubica e andiamo a sostituire i valori numerici in questa formula. Quindi G, la massa della Terra, il periodo di rivoluzione al quadrato e 4π al quadrato. Il risultato è circa 6,65 per 10 alla 6 metri, che portato in chilometri sono 6.653. Ora togliamo il raggio della Terra, e quindi otteniamo la quota a cui orbita la navicella, immaginando che questo periodo fosse quello della navicella. Quindi togliamo a 6.653 km il raggio della Terra, che è circa 6.378 km. E così otteniamo 275 km, è la quota sopra la superficie terrestre della navicella A. Togliamo 20 km per ottenere la quota del satellite, perché il cavo, il filo che li legava, era lungo 20 km. Piccola osservazione: invece di utilizzare questa formula, potevamo, utilizzare quella che fa uso della velocità angolare omega. Infatti, quando ricaviamo, il raggio orbitale al cubo, al denominatore abbiamo, il quadrato di 2π su t, che è la velocità angolare omega. Infatti è, i radianti che stanno in un angolo giro, quindi l'angolo giro diviso il periodo, cioè l'angolo percorso in un certo tempo, quindi la velocità angolare. Quindi possiamo riscrivere, il raggio al cubo come gm diviso omega quadrato. E perciò, estraendo la radice cubica, potevamo scrivere questa formula in quest'altro modo, in funzione della velocità angolare della navicella. Ricordiamo poi per l'ennesima volta come si ricava la terza legge di Keplero. Consideriamo una massa m generica che orbita una distanza r dal centro della Terra. È sottoposta come unica forza alla forza di gravità, che si comporta da forza centripeta perché punta verso il centro di rotazione. Quest'unica forza produce, per la legge di Newton, l'accelerazione, nella stessa direzione verso della forza, quindi un'accelerazione che punta al centro della Terra ed è perciò l'accelerazione centripeta. Dunque, come sempre, forza e accelerazione sono allineate. Scriviamo quindi la legge di Newton: la forza totale è la forza di gravità, data dalla legge della gravitazione di Newton, l'accelerazione centripeta è data da v quadro su r, che posso anche scrivere come omega quadrato r, questo sarà più utile dopo. Adesso scriviamo l'accelerazione centripeta come v quadro su r. Come sempre semplifichiamo la massa m piccola, che non conta niente, qualsiasi sia il suo valore, il suo modo di orbitare intorno alla Terra non cambierebbe, cioè orbiterebbe sempre con le stesse, proprietà fisiche, anche se avesse una massa diversa. Poi semplifichiamo come sempre un raggio,
e sostituiamo la velocità lineare con tutto l'arco percorso in un certo tempo, l'arco percorso, l'intera circonferenza, diviso il periodo. Svolgiamo il quadrato, facciamo i calcoli e otteniamo la terza legge di Keplero. Abbiamo quindi risposto alla prima domanda, adesso rispondiamo alla seconda e dimostriamo che il filo si inclina. Questo accade perché la velocità angolare del satellite B è maggiore della velocità angolare della navicella A. Cioè la navicella A rimane indietro rispetto al satellite, la sua velocità angolare è minore di quella del satellite. Se le due velocità angolari fossero uguali, il filo si manterrebbe allineato sempre, con il centro della Terra, perché la navicella e il satellite percorrerebbero o descriverebbero lo stesso angolo nello stesso tempo. Ma non è questa la situazione in realtà che si verifica, è quest'altra dove invece la navicella percorre e descrive un angolo più stretto, che appunto è questo spicchio, più stretto rispetto all'angolo descritto dal satellite. Per dimostrarlo dobbiamo, ricavare una relazione tra la velocità angolare e la distanza dal centro della Terra e far vedere che più ci allontaniamo dal centro della Terra, più questa velocità angolare diventa piccola. Quindi vogliamo una relazione omega in funzione di R. Perciò ripartiamo sempre dalla legge di Newton. Ma stavolta al posto dell'accelerazione centripeta la scriviamo in quest'altra forma, omega al quadrato per r. E da qui ricaviamo la relazione che cercavamo, cioè la velocità angolare in funzione della distanza. Infatti ricaviamo omega, estraiamo la radice quadrata e questa è la velocità angolare in funzione della distanza. Si vede che la distanza si trova al denominatore e quindi crescendo la distanza diminuisce la velocità angolare. Possiamo anche calcolare il rapporto tra le due velocità angolari della navicella e del satellite facendo il rapporto di questa radice quadrata, quindi gm su r per la navicella, su r al cubo, e gm su r al cubo per il satellite. Poi scriviamo un'unica radice quadrata e come al solito, divisione di due frazioni, vuol dire la prima frazione moltiplicata per il reciproco della seconda, semplifichiamo. E così otteniamo la radice quadrata, di questo rapporto tra le distanze, tra i raggi orbitali al cubo. Siccome la distanza dal centro della Terra al satellite B è minore della distanza tra il centro della Terra e la navicella A, cioè RB è minore di RA, allora questo rapporto è minore di 1, anche la radice, e questo sta a significare che il rapporto tra le velocità angolari è minore di 1, vuol dire che la velocità angolare di A è minore della velocità angolare di B, cosa che avevamo già capito da prima, perché la velocità angolare diminuisce allontanandosi dal centro della Terra. Quindi la velocità angolare della navicella è minore della velocità angolare del satellite e per questo motivo, il filo si inclina perdendo l'allineamento con il centro della Terra.